Sono davvero tanti i giochi che hanno influenzato la mia infanzia, dai più ai meno commerciali, da quelli con un gameplay più veloce ai più lenti, per console, PC o anche arcade. In questo caso, l'ultima opzione è quella che ci interessa oggi. Tra tanti titoli nuovi di Zack che uscivano per il mercato arcade, all'epoca molto fiorente, ne esisteva uno che mi ha letteralmente rapito, e anche rapinato per via di tutti i soldi spesi in gettoni. Oggi vi parlo di quel capolavoro, ormai perduto, di Mad Dog McCree. Oh ragazzi, e quando mai si era visto un gioco simile? Specialmente in un mercato dominato da videogiochi giapponesi. Mad Dog era prodotto dall'American Laser Games, una compagnia nata nel 1986 per creare simulatori di situazioni pericolose per la polizia americana, e che in seguito, più di preciso nel 1990, avrebbe rilasciato quel fantastico gioco ambientato nel West che tanto mi ha appassionato. Penso di aver giocato a Mad Dog per la prima volta nel 1995, e tra tanti videogiochi con una grafica stile anni 90, questo titolo non poteva passare inosservato. Il gioco era fatto letteralmente di tantissimi filmati live action, delle vere e proprie pellicole con attori, comparse ed effetti speciali, tutto riversato in un unico gioco sparatutto con pistola. Cosa potevi desiderare di più se non trovarti all'interno di un gioco con delle vere e proprie sequenze filmate che variavano in base ai nostri colpi tirati a segno? Be careful, that's Mad Dog's boys over there. Ai giorni nostri probabilmente potrebbe sembrare, e lo è, un sistema molto rudimentale per creare uno shoot 'em up, ma per l'epoca era davvero il massimo che si poteva trovare in quel campo, anche perché a volte era molto difficile riuscire a distinguere nemici e innocenti in pochi istanti, visto che i tempi di reazione del giocatore dovevano essere molto stretti. Si doveva anche mantenere un certo livello di concentrazione e attenzione, e per di più molto spesso potremmo trovarci davanti a persone innocenti che spuntavano all'improvviso sullo schermo, per i quali, nel caso dovessimo spararli, perderemmo all'improvviso la partita. There's more inside! Una cosa che ho particolarmente amato, a proposito di morti in game, è il becchino che spunta a pieno schermo ogni volta che verremo colpiti. Welcome to Boot Hill. Rigiocandoci al giorno d'oggi, su questo rarissimo porting per PC, di cui ricordo esistono anche una versione per Sega CD, Sega Saturn e recenti adattamenti per Nintendo Wii e 3DS, è sempre un piacere. Rivivere quegli allegri momenti passati in sala, notare piccoli dettagli che da sempre sono sfuggiti alla vista, tipo l'ombra del cameraman in questa inquadratura, oppure il filo trasparente per reggere la bottiglia in aria in questo momento. Ma l'American Laser Games non si è certo fermata a un gioco solo, infatti qualche anno più tardi sarebbe stato rilasciato Mad Dog 2, che durerà leggermente più rispetto al primo capitolo, dato che il precedente, senza errori, poteva essere concluso in 10-15 minuti. In Mad Dog 2 avremo anche maggiori scelte per quanto riguarda lo svolgimento del gioco, dato che potremo scegliere la sequenza di risoluzione del titolo in base a tre, se così possiamo chiamarle, missioni. Essenzialmente avremo lo stesso identico stile di gioco di Mad Dog classico. Comunque, un titolo nuovo è sempre divertente, dato che una volta finito il gioco sapremo perfettamente l'uscita di ogni singolo nemico, dato che ovviamente le scene sono sempre le stesse. Ad eccezione di alcuni particolari livelli, nel quale la sequenza sarà randomizzata. Però, visto la tecnica di realizzazione utilizzata, non potremo avere più di un nemico per volta sullo schermo. Ma la difficoltà del gioco risiede nella velocità, riflessi e ovviamente precisione nello sparare con la light gun. Nel caso in cui il Far West vi avesse dato la noia, intorno al 1994 furono realizzati ben due giochi con due temi diversi. Il primo è Space Pirates, ambientato nello spazio, nel quale combatteremo con una pistola laser. Non ebbe molto successo, ma rimane comunque un gran gioco. E il secondo, di gran lunga molto più interessante, è Crime Patrol. Se siete appassionati di film polizieschi ed action movie americani anni 90, non potrete non amare questo gioco, dato che saremo dei cops, ossia dei poliziotti, e dovremo dar la caccia ad ogni criminale a piede libero per le strade di numerose cittadine statunitensi. Ed è proprio con questo titolo che si riesce ad apprezzare al meglio quella dose di simulazione di situazioni di cui vi ho parlato all'inizio. Poiché i contesti che ci verranno proposti saranno a volte difficili da interpretare, in frazioni di secondo ovviamente. In questo titolo avremo molti momenti in cui ci troveremo in luoghi affollati o comunque pieni di civili che potrebbero ingannare il giocatore intento a non farsi riempire di piombo.
tipo ragazze che escono urlando all'improvviso, oppure gente che tira fuori cellulari dando l'illusione che si tratti di pistole. Che dire ragazzi, sono titoli che oramai tra qualche anno nessuno più conoscerà e nessuno più ne parlerà. Sebbene si tratti di pezzi di storia videoludica che sono rimasti impressi in quelle generazioni di giocatori cresciuti di pari passo con il progresso e l'innovazione nel campo dei videogiochi, di quando ancora si sperimentavano nuovi mezzi di intrattenimento nel tentativo di proporre emozioni sempre nuove e più realistiche. Direi che per oggi è proprio tutto e mi raccomando, non dimenticatevi mai di quali siano le basi che hanno dato vita a tutti i giochi che quotidianamente riempiono i nostri momenti liberi. Ciao a tutti da Fraus e ci rivediamo al prossimo video! You're dead! That's not good, is it?